31 maggio 1923. Ha soffiato ieri 100 anni il pesarese Tonino Guidi, festeggiato con torte e candeline nella sua casa di via Ponchielli, sommerso dal calore dei suoi cari. Un secolo di vita che, dalle sue espressioni emozionate, non deve essere stato facile portarsi sulle spalle. Adesso come sta lei? Come si sente a 100 anni? <ride> Male, perché? Ci siamo molti anni. Però è contento che oggi c'è stata tutta questa riunione della sua famiglia per festeggiare insieme questi cento anni. È felice, immagino. Sì, sì, sì. Cento anni raggiunti vivendo momenti felici abbracciato alla sua famiglia, ma anche indelebili come la seconda guerra mondiale. Due figli, Oriella e Dario, che raccontano con il sorriso stampato sul volto questo traguardo inimmaginabile di loro padre. Ve lo sareste mai aspettato di arrivare voi a questa età con ancora un padre? Magari, ma non arrivo di sicuro a cent'anni io. Ce la mettiamo tutto per arrivare. Com'è che persona è stata nella sua vita e che persona ancora attualmente è Tonino Guido? Eh, cioè è stato, è stato bravo, ha sempre lavorato, noi eravamo contadini, fin, io sono stata contadina fino a 18 anni, eh, mio fratello più piccolo, 10 anni di meno, eh, però siamo stati bene, in famiglia eravamo in 13. 12, 13, perché c'erano gli zii, c'erano i nonni, eh, però da contadino si passava delle belle giornate, insomma, ecco. Un lavoratore instancabile Tonino, è proprio il suo tenersi attivo che secondo lui l'ha portato a vivere fino a quest'età, dall'impegno nel campo agricolo con suo padre fino alle mansioni in prefettura. È lavorato l'altro di qua, ho già la vita, ho trovato la vita. Ha fatto il contadino un po', un po' il contadino, con mio padre. E dopo sono andato a lavorare fuori. Ho lavorato a Rabenelli no, da... e, poi e poi dopo di eh, ave vetri. Ne i vetri. I vetri, i vetri. E poi in prefettura. In prefettura quanto ha lavorato? 44 anni. Che ruolo svolgeva? E faceva le patenti, faceva tutto. tutto. Andava alla posta a prendere la... la, la nella posta, apposta, andava in banca, da fare molto. do andava a Milano, poi... in prefettura, sempre. A Pesaro la lavorava. La lavora. Ricordi sbiaditi ma impressi nella mente di quel 1944 quando Tonino andò al fronte nel nord Italia. Sono i parenti a raccontarcelo perché forse lui quei momenti dolorosi li ha voluti cancellare. È stato in guerra. guerra. no, 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 no. Sì, in guerra. Guerra. La guerra, hai fatto. sei stato in guerra. Hai rotto il dito lì? No, in guerra, a casa. Questa casa. Passa le giornate guardando la tv, ma anche affacciandosi alla finestra della sua cucina, osservando la vita che scorre. E quando gli chiediamo la ricetta culinaria per conservarsi così in forma fino a questa età, ci risponde: C'è roba buona. Cattiva mai? Il campo. C'è roba buona, ho mangiato. Prodotti di campo, quindi. Eh? Sì, nel campo, sì sì. Sì, sì, sì. E vino rosso, diceva anche? Vino rosso? Sì, sempre, sempre. Nel mio padre, sì. quando mangiavamo, sempre rosso. Vino rosso? Sempre rosso, sempre. I figli, i nipoti e pronipoti hanno riempito d'amore il cuore di Tonino, anche in un momento delicato come la scomparsa, 17 anni fa, di sua moglie Maria. Una donna buona, come raccontata dai figli Orielle e Dario. Che donna era? Ma... Buona, buona, eh sì dai. Mia mamma era brava. Com'è stata questa notizia per lui? Eh, beh, per me è stata brutta. Come ha reagito Tonino? Come avete reagito voi? a eh, noi è stato un bel... Perché lui è un Gallo... Eh. Molto In questo giorno di festa, tra ricordi, sorrisi e abbracci, non è mancato neanche l'augurio di buon compleanno da parte del sindaco Matteo Ricci. Quando si festeggia 100 anni, quando mi chiamano cerco sempre di andarsi perché è sempre un'opportunità per festeggiare con la famiglia, con i nipoti, con gli amici, con tante persone che hanno visto che l'hanno visto appunto da quando erano bambini, da quando sono, sono nati. Quindi anche qui sono venuto a festeggiare Tony, oggi è una bellissima famiglia, una bella festa, una famiglia popolare della nostra città e quindi tanti auguri a lui e speriamo davvero che i centenari siano sempre di più.